Belén Rodríguez sta per tornare in televisione con un nuovo programma su Real Time, e per l'occasione ha scelto di farlo in modo audace. In un video promozionale, Belén ha rivelato dettagli privati e inediti sulle sue relazioni passate, suscitando molta curiosità e interesse tra i fan e gli spettatori. Il video mostra un lato più intimo della sua vita, mettendo in luce momenti e aneddoti riguardanti i suoi ex fidanzati, creando così un'atmosfera di anticipazione per il programma. Queste rivelazioni sui suoi passati legami amorosi hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica, evidenziando il suo desiderio di essere trasparente e autentica nei confronti del proprio pubblico. Belén, da sempre una delle figure più seguite nel panorama dello spettacolo italiano, sa come mantenere viva l'attenzione su di sé. Con questo approccio, non solo si prepara a lanciare il suo nuovo show, ma alimenta anche le chiacchiere e le speculazioni intorno alla sua persona, un'operazione che sembra essere calcolata per massimizzare gli ascolti e l'interesse mediatico. Le relazioni di Belén, conosciute e discusse, hanno sempre fatto parte della sua immagine pubblica. Rivolgendosi direttamente ai suoi fan e rivelando dettagli privati, riesce a creare una connessione più profonda e personale. Questo tipo di narrazione intima è diventata una strategia vincente per artisti e celebrità, e lei non fa eccezione. Il nuovo programma promette di essere un mix di intrattenimento e confessioni, dove Belén condividerà aneddoti, esperienze e riflessioni su ciò che ha vissuto. Gli spettatori possono aspettarsi non solo momenti divertenti, ma anche momenti di vulnerabilità in cui l'attrice e showgirl si racconta senza maschere. L'attesa per il lancio del programma si fa quindi palpabile, e tutti gli occhi sono puntati su di lei. Belén Rodríguez continua a rimanere una presenza di spicco nel mondo dello spettacolo, capace di attrarre l'attenzione e rimanere al centro del dibattito pubblico. La sua strategia di marketing, basata sulla condivisione e sull'apertura, è sicuramente un modo efficace per riaffermare la sua posizione nel panorama televisivo italiano.